scuole di Lucia e la startup che vi presento è Asking Health, la risposta al tuo bisogno di salute. Allora, il problema che tentiamo di risolvere con la nostra idea è quello di aiutare una persona che sta cercando una prestazione sanitaria da dover fare. Quindi questa persona non ha una sufficiente informazione sulla struttura sanitaria, vuole suggerimenti affidabili e disinteressati e vuole sapere a cosa va incontro. L'esistenza di questo problema ci è stato confermato da una serie di interviste, 35 che noi abbiamo fatto, e da un'analisi dei competitor, che esistono, però sono riusciti semplicemente in minima parte a risolvere questi tipi di problemi. La nostra value proposition è creare una comunità che fornisca informazioni e recensioni sulle strutture e sui medici, che condivide esperienze e quindi risponde ai quesiti degli utenti. Allora, al tempo zero ci sarà il lancio del prodotto, che prevederà il rilascio di una soluzione che inneschi un meccanismo virale tra degli early adopter che noi abbiamo ricercato e deciso. Questi sono utenti con un gap di informazione, nel senso ci sono fuori sede, cioè persone che hanno un domicilio diverso dalla residenza, che ad esempio non hanno il medico di medicina generale, che l'Istat valuta nel 2012 in 800.000 persone, oppure delle persone che sono affette da patologie comuni o e non rimborsate dal sistema nazionale, dal sistema internazionale, come le persone che devono andare da un dentista o da un fisiatra. Gli early adopter che abbiamo identificato nel problema interview verranno intercettati tramite delle inserzioni pubblicitarie su blog e su forum specializzati. Una volta che il nostro utente arriverà sull'interfaccia, sulla nostra interfaccia, verrà invitato da noi a cliccare sulla parte del corpo che gli farà male. Saremo presenti anche su molte piattaforme. Cliccherà ad esempio in questo caso sulla testa e ci sarà uno zoom e potrà ad esempio cliccare sulla bocca. Una volta cliccato sulla bocca va tre opzioni. Le ultime due ovviamente a tempo zero saranno quasi vuote, poiché sarà l'evoluzione del prodotto che le riempirà. E allo stato zero quindi potrà chiedere a un amico. Cliccando su chiedere a un amico e dopo essersi loggato tramite l'account Facebook e averci autorizzato a postare sulla sua bacheca, noi faremo comparire sulla sua bacheca appunto un post che sarà visibile a tutti i suoi contatti. Tramite questo post noi metteremo in evidenza che questa persona ha bisogno di un consiglio da parte di un suo contatto perché deve fare una prestazione medica. Quindi la persona che vorrà dargli questo consiglio, cliccando sul link, tornerà sul nostro sito e quindi anche lui, conoscendolo, potrà iniziare ad utilizzarlo. Tutto questo meccanismo andrà a creare quindi questo pannello, dove all'interno del quale ci verranno mappate tutte le strutture con i relativi commenti delle persone che hanno lasciato le recensioni per aiutare i loro amici che hanno chiesto appunto un consiglio. Ed inoltre una pagina per la struttura, per il medico, dove ci saranno le informazioni in base e le valutazioni degli utenti che hanno fatto l'esperienza. Quindi stiamo praticamente parlando di un portale di recensioni, come ad esempio il famosissimo TripAdvisor, che lavora in un mercato che ha fatturato nel 2011 1.000 miliardi di dollari, fatturando quella cifra. Noi invece vogliamo fare lo stesso all'interno di un mercato che vale 6 volte di più. Questo è uno dei modi in cui potremmo ricavare, ossia non al tempo zero, ma soltanto con 4 medici, se con 400 medici che rappresentano lo 0,1% dei 473.000 medici presenti in Italia, se si affiliassero a noi pagando 99 euro all'anno, soltanto con lo 0,1% già avremmo un fatturato di 40.000, che può crescere con l'aumento della massa critica che si trova sul portale. Grazie.